Buona giornata amici, a tutti quanti voi. Le partite non finiscono mai, dobbiamo dire la verità, e il riferimento non è solamente alla nazionale di calcio che ieri è approdata alla finale degli europei battendo ai rigori la Spagna, ma anche la nostra trasmissione non finisce mai, è infinita. La nostra Song a casa, nata l'anno scorso durante il lockdown di marzo per tenere compagnia a voi attraverso il grande volano della musica. Noi ci siamo di nuovo quest'oggi, quindi la partita va ai supplementari perché abbiamo un terzo tempo davvero speciale, un ospite graditissimo, vero Leonardo? Ciao Ottavio, ben ritrovato. Ci eravamo lasciati con la promessa di Song a mare, invece siamo ancora qui nei nostri studi con questa puntata, con questo appuntamento speciale, con un ospite speciale. L'abbiamo rincorso per tantissimo tempo e quest'oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi. Purtroppo non abbiamo il grande pubblico, fai la curva sud dello stadio Partenio Lombardi, perché con noi a Tele Nostra e Prima TV per Song a casa c'è Gammon. Grazie Gammon. Voi mi avete rincorso perché io corro veloce. Infatti abbiamo fatto i primi due passi e poi ci siamo fermati. Abbiamo detto ok, prima o poi si fermerà lui. In grande forma, Gammon, anche perché finalmente domani si riparte. Abbiamo detto poc'anzi che la nostra trasmissione è nata durante il lockdown dello scorso marzo, dello scorso anno, per tenere compagnia ai nostri amici con la musica. Non sembra davvero vero, domani si riparte con il tour Vissero Ferite e Contenti, caro Gammon. Siamo pronti a questo viaggio, a questo magico viaggio? Siamo pronti, è più di un anno che ci stiamo preparando, insomma, vuol dire che siamo pure troppo caldi, però è un'emozione bellissima. Io vengo, diciamo, da un mese praticamente consecutivo di prove. Ieri le persone che lavorano con me mi hanno detto, insomma, questo è il tour di cui abbiamo fatto più prove. Evidentemente io sono uno sgobbone, come si dice, però mi piace così, ed è un po' come per fare una metafora con lo sport, poi anche tutto quello che precede l'inizio dei concerti e si fanno magari tanti giorni di prove, si sta tutti insieme con i tecnici, con i musicisti, è un po' come il ritiro precampionato. Allora, se questo lo devo vedere come un ritiro precampionato, dico che la squadra è buona, che il gruppo è unito, che è affiatato, e quindi adesso vogliamo iniziare a giocare. Tra l'altro tu hai fatto tardissimo perché, come noi, hai seguito con il cuore palpitante le emozioni che ci ha regalato la nazionale di calcio ieri contro la Spagna, no? Quindi, insomma, è stato un risveglio azzurro stamane. Tra l'altro, il risveglio azzurro è un grande dilemma, perché domenica, che c'è la finale, io ho un concerto a Pistoia, e quindi adesso c'è il grande dilemma di fare il concerto prima, dopo o durante la partita. Era anche stato difficile ieri sera. Tifavo per l'Italia, però dicevo, padre, come faccio? Senti, Gammon, come ti stai caricando per questo viaggio, per questo tour? Vissero Feriti e Contenti? Ma ti ripeto, diciamo, io mi carico lavorando, preparandomi bene, in modo tale che quando poi dopo si iniziano a fare i concerti non ci sono tante variabili, cioè riesci poi dopo a riproporre dal vivo, quando vai dalle persone, quello che hai provato, dove hai curato tutti quanti i dettagli. E per il resto, diciamo, ovviamente sto attento al fisico, sto attento al cibo, proprio come un atleta. Bene, io intanto ho tentato di imitarti per la folta chioma, per la dieta invece ancora no. Come hai fatto a dimagrire 40 kg in così poco tempo? Perché adesso mi metto magari anche a scrivere in agenda qual è il tuo segreto. Tanta disciplina, diciamo, tanta disciplina, e poi, come essendo lontano da Avellino, non ho visto fusilli che arrivavano, e quindi quello ovviamente mi ha fatto dimagrire. C'era Leonardo che ti voleva fare una domanda. Un paio di domande, realtà. Parlando proprio del tour, Gammon, ci saranno delle novità intese come cambio di stile? Perché sappiamo benissimo che tu hai avuto negli ultimi anni un cambio di stile anche a livello di look, anche per quanto riguarda le esibizioni nei live. Ci sarà qualcosa di nuovo, di diverso?
Ma io credo che sia un riassunto, diciamo, questo live delle versioni precedenti, no? Come dire, cioè, l'iPhone 11 ha la scocca del 10, il sistema operativo aggiornato. Diciamo che io, siccome sono uno molto curioso e che tenta tanto di spaziare, diciamo, musicalmente parlando, ovviamente ogni volta intraprendo una strada magari diversa, cerco di non ripetermi. Adesso credo soprattutto che questo concerto sia un riassunto delle cose che ho fatto prima, e ci sia un pizzico di tutto, no? Nella ricetta si sentono un po' tutte le spezie. Volendo fare per un attimo un passo indietro, ma bello lungo, in una tua recente intervista a Rockit hai un po' raccontato i tuoi inizi della carriera a Milano. Noi però vogliamo sentire, casomai sarà l'ennesima volta che lo racconti, ma a noi personalmente è la prima volta, i tuoi inizi invece qui ad Avellino. A noi non ci stanca mai, devo dire la verità, siamo orgogliosi. Quando lui parla di Avellino ne parla È in tutto il vero, mondo è con le vero. testate più No, io gettonate d'Italia. lo dico sempre, sempre, diciamo, ma non potrebbe essere altrimenti, voglio dire, è la mia città. Io ho iniziato per pura curiosità, perché ieri forse lo stavo raccontando, diciamo, un'altra volta, che non è che nel 93-94, diciamo, Avellino fosse New York, intendo, non è che fosse la casa del rap o dei graffiti. Quindi, come ci siamo arrivati noi senza internet, in questo momento ancora è una cosa che mi è sconosciuta, però doveva succedere evidentemente. Quindi, leggi una cosa su un giornale, ascolti per caso una canzone che magari è passata alla radio, te la fa ascoltare un amico, ci siamo appassionati, diciamo, al rap come, diciamo, alla forma d'arte dei graffiti, perché noi non dovevamo solo essere noi stessi. Questa era la cosa, diciamo, bella quando abbiamo iniziato, anche se ad Avellino, diciamo, non era una grande metropoli dove potevi trovare una cosa che arrivava dagli Stati Uniti. Quindi ci siamo dovuti inventare tutto, però dico anche sempre che queste limitazioni, tra virgolette, il fatto che come Irpini la nostra testa era dura, ci ha spinto a tenere duro, a continuare. Quindi poi ci siamo io, ma dico anche gli altri amici che hanno iniziato con me, che poi hanno fatto altri lavori nella vita. Però questa cosa di arrangiarci, di trovare sempre una soluzione in più creativa, quando siamo andati poi dopo fuori, è rimasta comunque il nostro, almeno per me, nella mia carriera, è rimasto il mio segno distintivo, perché, come io dico sempre, che sono di Avellino e la gente lo sa e non mi può confondere, diciamo, con qualcun altro. Allo stesso modo, musicalmente, dico sempre determinate cose e non voglio essere confuso, perché la testa è quella dura. Ecco, però, Gemo, nella tua prima canzone, magari interpretata così per il corso di Avellino, te la ricordi? Qual è quella? La prima proprio con cui ti No, sei ma cimentato. ci sono, non mi ricordo neanche più le parole, se devo dire la verità, perché adesso è passato un po' di tempo, ma perché ho iniziato presto, 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 presto. Però le prime cose le abbiamo fatte proprio come si faceva una volta nella cantina del mio amico Davide, dietro Via De Concilis. Lui aveva i giradischi, aveva i piatti con le basi, ci mettevamo lì in cantina con magari quelle 3 o 4 basiche di dischi americani, e scrivevamo le rime e imparavamo anche come si teneva il microfono in mano, perché chi ne aveva mai fatto? Avevamo forse 12 o 13 anni. Gli altri ragazzini, quelli più grandi, insomma, giustamente ci guardavano con scetticismo, ci sfottevano, però anche lì, ovviamente, le persone testano quanto ti testano, no? Vogliono vedere pure quanto sei serio rispetto a quello che fai, se è uno scherzo, se è, come si dice in Francia, una pazziella, oppure se tu lo stai Senti, facendo seriamente. Quindi quello è stato comunque formativo. tifosissimo dell'Avellino, tra l'altro ho letto pure io su una rivista nazionale dove tu dici che dopo i tuoi genitori, i tuoi nonni, i tuoi amici vengono i giocatori della Serie A, Giugni, Barbadigio, così confermi? Certo, confermo, confermo, assolutamente. Ma poi io sono, diciamo, cresciuto sui Cappuccini, sono sempre stato vicino allo stadio, sono sempre andato in curva, sono andato tante volte in trasferta, sono andato
tutte le domeniche a vedermi magari la partita e poi la Scandone. Ho fatto le trasferte della Scandone. Lo sport è comunque una cosa, un grande tratto, diciamo, distintivo e di vanto. Quindi, insomma, me lo porto comunque cucito sulla pelle. Ecco, speriamo ovviamente tutti, Gaemon, di tornare in Serie B, nei quartieri alti del calcio. Tu stai seguendo la squadra, sei molto attento alle vicende dei lupi, Certo, no? ovviamente questa C così tanto allargata poi dopo è una grande lotteria, quindi forse avremmo meritato qualcosa di diverso, ma magari ce l'andiamo a recuperare quest'anno. E visto, diciamo, anche le squadre che salgono e scendono dalla Serie A, perché no, in futuro, diciamo, ora che la situazione è pure più solida in società, chissà che invece poi dopo non abbiamo di nuovo, dopo tanti anni, un assaggio del calcio che conta, quello vero. Adesso che parte il tour, ti porterai qualcosa di biancoverde dietro, sempre per non dimenticare, cioè, le tue Sempre non origini di dimenticare vero lupo. neanche il gagliardetto vicino Il al citofono gagliardetto, che sì. ha fatto il giro No, d'Italia. no, ma casa mia è sparsa di questa, casa mia è sparsa di queste cose qua, e ho anche una maglietta che mi è stata regalata prima di Sanremo dall'Avellino con il mio nome, e quindi vabbè, poi c'è sempre qualche cosa, qualche riferimento, alla fine pure Scaramantico ce l'ho sempre, ma ovviamente essendo Scaramantico non lo posso dire. C'è qualche tuo collega, qualche cantante, per esempio Diodato. So che tu sei grande amico di Diodato, a cui devi ricordare che comunque l'Avellino ha giocato per 10 anni in Serie A. E No, comunque. in realtà diciamo, quelli più grandicelli se lo ricordano tutti con grande simpatia, tra l'altro. Me lo dicono sempre, insomma, me lo dicono sempre. Io poi l'ho vissuta, è una cosa della Serie A che ho vissuto, diciamo, in parte perché ero piccolo, però comunque l'ho vissuta. Ma dove vado, vado. Comunque l'Avellino ha lasciato un segno anche, diciamo, importante in quegli anni, perché è stata il Chievo prima che fosse il Chievo, il Sassuolo prima che fosse il Sassuolo, eccetera, eccetera. Quindi è rimasta e deve ritornare. Gaemon, purtroppo in questi giorni è venuta a mancare un'icona della musica e della televisione italiana come Raffaella Carrà, che ha fatto delle carrambate un suo marchio di fabbrica. Noi naturalmente ci siamo preparati Ai per una carrambata, anzi un paio di carrambate oh. anche per te. Ti chiedo, se io ti dico Botricello, ti viene in mente Mamma qualcosa? questa è una carrambata seria, sì. Sarà stata la mia prima vacanza da ragazzino con gli amici. Allora vediamo questo contributo per Wow. te. Ciao Gianlu. Mi hanno chiesto di ricordare un episodio insieme. Quello che mi è venuto in mente è quello che accadde ormai più di 20 anni fa, in vacanza, credo a Botricello, quando tu, con il tuo abbigliamento, all'epoca si diceva da rapper, quindi maglie larghe, pantaloni larghi. Mi chiedesti, visto che ti piaceva, una mia camicia. Questa camicia, messa su un pantalone di questi larghi, creò un grande stile. Tu eri molto particolare in quanto con questa camicia tutta così precisa ed elegante e il pantalone largo sotto. E non eri ancora, un'icona di stile, come sei oggi, con, il tuo abbigliamento così particolare. Vogliamo salutare Sì. È questo tuo amico, Gaemon? libero, lo libero guardare, lo saluto tanto caramente, con grande affetto, ma avete sorpreso, non me l'aspettavo. Preparati, che ancora non Il abbiamo colpo finito. grosso, il colpo grosso arriva No, tra anche poco. perché ci ha fatto piacere capire e sapere già che il tuo stile è sempre stato inconfondibile sin da quando eri ragazzo. Se parlando di Botricello ti è venuto in mente un ricordo bello, positivo, dei tuoi amici, se invece ti parlo di Toast, ti viene in mente qualche altra cosa? Non lo so, avrei È un mangiato un quiz. sacco di toast nella mia vita, non lo so. Però ci sono, o meglio, da quello che ci hanno raccontato, quattro toast che sicuramente hanno segnato per sempre la tua vita. Vediamo. Sono curioso, Ah, sono curioso. ok. Ho capito.
Allora, un ricordo dell'adolescenza di Giovanni Luca Vicariello in arte Gaemon, che conosco dal quarto ginnasio, quindi un bel po' di anni fa. E allora, io posso dire di aver partecipato al momento in cui lui ha perso la verginità, che detta così suona male, però in realtà lui, dopo la sua prima copula, venne a casa mia, eravamo vicini di casa, abitavamo a 50 metri di distanza, e chiese aiuto a me, diciamo, per la sua prestazione, nel senso che nel post gara aveva grandi appetiti, non sessuali ma proprio culinari, e la mia cameriera dell'epoca gli preparò 4 toast, mangiò ben 4 toast, che all'epoca era un po' più in carne rispetto ad adesso, che invece è tonico e muscolarmente dotato. Benissimo. Insomma, abbiamo scoperto proprio anche questo di E invece di vuoi salutare anche questo amico che ci ha raccontato questo estratto di vita? Saluto. Che cosa pazza, vabbè. E poi i miei amici, voglio dire, sono i miei amici d'infanzia. A me piace che loro siano anche come sono, cioè spontanei, che mi trattino, diciamo, per Gianluca, che sono Gianluca, mi conoscono così e non mi trattino diversamente, quindi grazie, diciamo, per questa cosa. Grazie a te, noi dobbiamo sì, chiudere. Però volevo, prima dei saluti. Non c'è la carambata, però c'è una sorta di messaggio che vorrei lanciare tramite Gaemon, e lo vorrei fare a suo papà e ai due nonni che stanno ad Avellino. Tu, so che sei molto legato ai due nonni, che se non sbaglio hanno 90 anni, no? E magari faremo vedere in qualche modo questa intervista. Cosa gli vuoi dire? Perché forse da un po' di tempo che non li vedi, ti sei sentito, probabilmente non sei venuto ad Avellino in questi ultimi tempi per tanti impegni, però ai tuoi nonnini che ti aspettano, cosa gli vuoi dire, Gaemon? Guarda, gli dico quella cosa, mio nonno mi dice ogni volta che io metto piede in casa sua, guardiamo fuori alla finestra, mi guarda e mi dice, ah, com'è bella Avellino. E noi ti aspettiamo qui, ti aspettiamo. Speriamo presto davvero, ragazzi, grazie. Davvero. Speriamo in un concerto per festeggiare magari la promozione dell'Avellino in Serie B, facendo fare. Sempre lui, i suoi non si possono vedere per fortuna a mezzo musso. grazie mille, Gianluca Picariello, grazie Gaemon, a presto, grazie mille. Facciamo un applauso anche a Gaemon, anche per la sua disponibilità e simpatia. Il momento perfetto l'avevamo aspettato per chiudere questa edizione di Song a Casa. Avevamo riservato una cartuccia e l'abbiamo fatta simpaticamente esplodere. Il botto finale l'abbiamo fatto esplodere a metà estate. Quindi adesso noi ci salutiamo e magari ci rivedremo presto con altre sorprese. Ringraziamo la regia, perché comunque c'è Manuele Angeloni che è venuto direttamente dalla Spagna. Infatti è un po' così oggi, dopo la partita è un po' nervosetto. Noi ci fermiamo, vi salutiamo e a presto. Arrivederci, ciao. Buona giornata a tutti quanti voi e a presto.